senza bavaglio, informazione libera, sempre. Forim di Angelo Marzia, Corso Umberto 235E, Crispiano Taranto. Effettua assistenza e vendita di caldaie e climatizzatori. Realizza inoltre riparazioni e adeguamenti di impianti tecnologici e controlli di efficienza energetica. Al termine di tutta l'operazione di manutenzione e di controllo, si rilascia il rapporto di controllo di efficienza energetica da consegnarsi all'ente di competenza. Disponiamo inoltre di un magazzino ricambi e di un banco prova in cui visionare la caldaia in funzione da acquistare. Forim di Angelo Marzia, 099-613224. 349-5595-419. Autocarrozzeria 3C, una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. Senza bavaglio vuole oggi occuparsi di un fenomeno strano che imperversa a Taranto. Taranto è la città delle divisioni, delle invidie, delle gelosie, delle invidie reciproche, della rabbia che vede contrapposto l'uno contro l'altro, anche e soprattutto nella cosiddetta società civile, nell'associazionismo. Assistiamo al bellum omnium contra omnes, alla guerra di tutti contro tutti. E vedete, i latini usavano una espressione bellissima, sacrosanta, la quale suona, recita così: divide et impera. Significa: io vi divido, voi vi divido. Quello è un imperativo, dividi e governa. Cioè, più siamo noi divisi e più chi ci è sopra ci può meglio dominare e governare. È facile ovviamente comandare su una pluralità di persone divise, spaccate tra loro, che anziché fare corpo unico, anziché far valere il principio dell'unione fa la forza, vanno in ordine sparpagliato, e poi ovviamente chi li sovrasta, chi li comanda, può facilmente annichilirli. Cosa voglio dire? Ma vi sembra normale che parliamo dell'associazionismo, del terzo settore, abbiamo tantissime associazioni, realtà associative che operano nello stesso ambito, e fin qui tutto bene, è bello avere una pluralità di soggetti che appunto vogliono dire la loro e vogliono partecipare nell'ambito associativo per una stessa tematica, ma poi quando vediamo che c'è la conflittualità tra queste realtà non ci siamo più. Penso per esempio al mondo ambientalista. Qui non parliamo di associazionismo, ma parliamo di soggetti politici, uomini politici che hanno deciso di presentarsi alle elezioni perseguendo la battaglia ambientalista, rispettabilissima, però vanno sparpagliati. In primo luogo ci fu Fabio Mattacchiera, poi avete visto Vincenzo Fornaro, poi Romandini, una serie di soggetti, poi 5 Stelle per altri aspetti, che dicono una stessa cosa, parlano una stessa lingua: chiudiamo l'Ilva, riconvertiamo e facciamo sì che il territorio ionico punti sul mare, punti sul turismo, punti sull'agricoltura, punti sulle proprie risorse naturali. Dicono tutti la stessa cosa, però tra virgolette si scornano tra loro. Signori, in questo modo non si va da nessuna parte, perché queste divisioni interne non fanno altro che fare il gioco di Renzi e compagni, che ci stangano, come hanno fatto finora, con i tanti decreti. Allora io dico, anziché fare tutte queste polemiche, dar vita a queste invidie, a queste rivalità, ma perché invece non ci si è uniti e non si è fatto un fronte comune anche dal punto di vista politico? Domanda. Vogliamo parlare di aeroporto? Parliamone. Vogliamo considerare la rotta di Grottaglie con la pista deputata ai voli intercontinentali, cosa che Bari e Brindisi non hanno?
chiuso, condannato alla vocazione industriale, alla destinazione cargo. Bene, abbiamo qualcosa come una, forse 6, 7, 8, 10 associazioni che si battono per l'apertura dell'Arlotta ai voli civili. Ben venga, ma queste associazioni, credetemi, si scontrano tra loro, si scornano tra loro, sempre tra virgolette, in una maniera incredibile. Proprio l'altro giorno, due associazioni contemporaneamente, nello stesso giorno, hanno fatto due conferenze stampa, due manifestazioni. Perché io devo essere più bravo di te o tu devi essere più bravo di me. Anziché unirsi, si devono fare il dispettuccio. Dispettuccio, no? E così vediamo chi viene alla manifestazione mia e chi invece non partecipa alla tua. Tu fai la manifestazione giorno X e io come i bambini la faccio lo stesso giorno alla stessa ora o a distanza di un'ora. Signori, ma dove dobbiamo andare in questo modo? È ovvio che poi il governatore emiliano, Aeroporti di Puglia, hanno un quadro locale frazionato e possono governare, possono imperare, ecco perché comandare, ecco perché ho usato il brocardo latino, divide et impera. E questo lo abbiamo visto nel mondo appunto dell'associazionismo relativamente appunto all'aeroporto. E questa divisione, questa frammentazione, noi la vediamo anche in ambito politico. Ben vengano tante candidature, perché ognuno è libero di dire la propria, ma vi sembra normale che in una città avremo qualcosa come 15-16 candidati sindaco? Vi sembra normale che in questa città avremo migliaia e migliaia di candidati al Consiglio Comunale? Per carità, è la libertà, è la democrazia, ma a questo punto, scusate, chi ha quelle forze che hanno un minimo comune denominatore, facessero fronte unico, si scornassero prima al loro interno, ma partorissero un nome, una strategia comune, anzi perché qui è un problema di nome, di candidato sindaco, da contrapporre alla partitocrazia locale. Invece qui assistiamo che quasi in ogni condominio noi avremo un candidato sindaco. Con lo sbarramento del 3%, questi candidati sindaco, moltissimi di questi non ce la faranno e alla fine saranno i soliti marpioni della politica che, grazie alle divisioni che si sono create, potranno tranquillamente governare e dire la loro, continuare a dire la loro. Mi auguro che non sia così, ma se la matematica non è un'opinione, 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 potrebbe fare 11.000, ma 1 separato rispetto a 1, 1 separato rispetto a 1, cosa produce? Il nulla, che l'1 rimane 1 e il 3 domina. Ripeto, divide e timpera. Purtroppo, poi non lamentiamoci quando i baresi ci schiacciano, ci trattano a pesci in faccia. È colpa nostra, delle nostre divisioni, del nostro particolarismo. Meditate cittadini, meditate. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.